La carenza di medici e infermieri rappresenta un'emergenza non solo in Lombardia, ma in tutto il territorio nazionale. Secondo alcune stime, l'Italia avrà bisogno di circa 30.000 nuovi medici nei prossimi 7 anni per soddisfare il fabbisogno crescente della sanità. Ma nonostante il bisogno urgente di personale, la professione medica sta diventando sempre meno attrattiva rispetto ad altri paesi. Le ragioni di questo fenomeno includono condizioni di lavoro difficili, retribuzioni inadeguate e una qualità della vita che non sempre incoraggia i giovani a intraprendere questa carriera e, se la situazione non cambia, sarà difficile colmare il gap di personale con conseguenze significative sulla qualità dell'assistenza sanitaria offerta ai cittadini. I medici di medicina generale sono, e i pediatri di libera scelta sono sempre di meno, questo perché si tratta di lavori che nel tempo hanno perso il loro appeal di carattere sociale e anche economico, ahimè, e poi la situazione non è buona nemmeno negli ospedali, dove si è lasciato andare in pensione tantissimi colleghi senza sostituirli, quindi ormai tutti i reparti sono sotto organico, sono in sofferenza, c'è un super lavoro incredibile. E oltre a tutte queste cose, tutta la professione medica è oberata da burocrazia sempre più opprimente. Ma per il presidente dell'Ordine dei Medici di Milano non è l'abolizione del numero chiuso e del test d'ingresso per la facoltà di medicina a risolvere il problema. Ciò che manca è invece una chiara strategia per garantire un futuro professionale sostenibile. Non è lì che io vedo il problema, insomma il problema è su coloro che poi si laureano, finiscono il corso di studi e devono avere davanti una buona carriera anche da un punto di vista, come dire, della considerazione sociale che tutti devono avere del personale medico. In aggiunta a questa situazione, negli ultimi anni si è registrato un preoccupante aumento delle aggressioni nei confronti del personale medico e sanitario, una situazione che non solo influisce sul benessere dei lavoratori, ma compromette anche la qualità delle cure fornite ai pazienti. Bisogna trovare il modo di uscirne, insomma, perché se ne può uscire non solo con le forze dell'ordine, eccetera, ma anche proprio prevenendo, quindi spiegando a tutti che il medico, se tu aggredisci un medico è come se tu aggredissi te stesso, insomma, no? Perché il medico è lì per farti del bene, non per cercare di farti del male, perciò insomma, il fatto di prendere a pugno un medico è come darsi un pugno da soli.